si è accelerato, perché dovrebbe partire nel 2014, non solo si è accelerato, ma anche si possa mettere più fondi dedicati al Fondo Sociale Europeo a questo, più fondi degli Stati nazionali, perché, come si dice, questo deve essere una priorità. Questo è lo scenario europeo. Noi in Italia dobbiamo fare delle misure su questo. Io non penso che maggiori flessibilità aiutano. Penso che bisogna, infatti io personalmente ho chiesto, penso che ci servano due grandi cose. La prima, la creazione di lavoro, quindi impegnarsi alla creazione di lavoro. Io personalmente ho chiesto, abbiamo ottenuto, che le commissioni lavoro di Camera e Senato abbiano degli incontri e facciano un percorso comune con le commissioni di Camera e Senato attività produttive, perché non ci può essere da chi da una parte si discute regolamentazione del mercato del lavoro senza capire quali sono gli investimenti, in quali settori, come aiutare le aziende per la creazione di lavoro. E quindi questo è un tema, non occuparsi più soltanto di regolamentazione del mercato del lavoro, ma di creazione del lavoro. Il secondo è un grande progetto, appunto, partendo da questo percorso europeo, di percorso scuola-lavoro. Quindi mettere insieme in un unico percorso come si fa anche per esempio il lavoro estivo dei giovani, come si fa a accumulare esperienza, come, e questo io e sarà il mio personale impegno, se ci rivediamo, ci controlliamo, come si valorizzano le competenze che i ragazzi e le ragazze accumulano durante l'arco della vita, perché naturalmente su questo noi dobbiamo essere chiari, sarà molto difficile trovare lavoro, un solo lavoro per tutta la vita. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attrezzare i nostri giovani, il mercato del lavoro, perché siano riconosciute le competenze che si accumulano nel corso, che siano certificate le competenze. Altri percorsi europei l'hanno fatto, penso alla Francia. E l'altra questione è come si garantisce un reddito tra un lavoro e l'altro. Non è tanto questione di reddito di cittadinanza. Perché se queste sono le condizioni, la fotografia che abbiamo, l'inattività dei giovani, noi dobbiamo mettere i giovani attivi a lavorare, a accumulare competenze, altro che il reddito di cittadinanza. Piuttosto il tema è garantire reddito tra un lavoro e l'altro, tra un'esperienza e l'altra. Perché qui quanti di voi, quanti ragazzi dicono che non trovano lavoro, che vanno a fare colloqui di lavoro e che ci vuole e che ti chiedono un'esperienza già pregressa? Se non c'è l'esperienza o se la esperienza non viene certificata, non ci si possa presentare sempre sul mercato del lavoro ai colloqui di lavoro nudi, così. Quindi questo è il tema. Non è facile, perché dicevo, richiede un cambio di approccio anche nei partiti del centro-sinistra e anche nelle organizzazioni sindacali e sociali, però io sono molto fiduciosa che ce la possiamo fare, soprattutto se ci sarà un cambio di rotta a livello europeo, perché investire nella crescita che significa? Investire nella crescita significa aiutare le aziende e mettere le persone a lavorare, perché così si sostiene anche un sistema, non ci, se ci sono quanti più giovani che lavorano, più la platea di occupati si allarga, questo naturalmente vale anche per l'occupazione femminile, ci sarà più possibilità di pagare il welfare, le pensioni, lo diciamo, lo analizziamo, ma in realtà siamo indietro come Italia, è una politica vera e reale che corrisponde alle cose. E l'ultima questione, sono molto felice che è venuto Giovannini, io penso, appunto, ribadisco, i primi approcci del governo Letta siano molto positivi su questo tema, e visto il lavoro Giovannini, un'addizione alla Commissione Lavoro del Senato l'altra settimana, ha detto che il nostro obiettivo deve essere quello di far lavorare i ragazzi e le ragazze quando nei primi 4 mesi dall'uscita dalla scuola o dall'università. Questo è l'obiettivo, bisogna fare tutte queste azioni che ricordavo prima. Ultimissima le questioni, c'è ricordato naturalmente il tema poi dell'uscita dal lavoro dei cinquantenni, eccetera, eccetera, anche qui cercando di rafforzare i lavoratori nel riconoscimento delle competenze, c'è un altro tema su cui in Italia siamo indietro, è quello dell'orientamento al lavoro e del rimpiego. La Francia su questo, sul retravaglier, ha fatto cose da 20 anni e noi siamo in Inghilterra, siamo molto indietro su questo, su come si riqualifica e come si orienta al lavoro le persone che lo perdono.
è come si attrezzano le aziende attraverso una formazione continua. La formazione continua, ci sono gli enti bilaterali, bisogna rilanciare queste questioni, come il lavoratore e le lavoratrici vengono rafforzate nelle loro competenze tutto l'arco di vita e quindi come queste vengono riconosciute. Noi in sostanza